Vado. Cazzo. Oh. Oh. Andiamo. Chi è? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova esplorazione. Allora, quest'oggi andremo a visitare per la primissima volta una banca abbandonata. Sono veramente euforico perché non mi è mai successo di poter esplorare liberamente una banca, quindi non lo so, Cavò, Mensa, tutti quei luoghi che non potresti mai vedere, no, di una banca, se non magari lavorandoci. Quindi ci vediamo subito nella banca abbandonata. Devo farmi circa 2 orette di strada, sarò accompagnato tra l'altro da 2 miei amici che sono gli stessi che mi hanno accompagnato nella primissima esplorazione del centro commerciale, che trovate sul canale, se volete recuperarvela trovate lì. E niente, ci vediamo subito nella banca abbandonata. Saremo lì, tra l'altro vi racconterò anche un pochino la storia di questo posto e quindi niente, a tra poco. Ma così ci entra? Ma scusa, non è possibile. Molto più intido. Ma è collegato dietro? Non lo so, magari no, però... Cioè, scusate, ma... è possibile? Non si può. Cosa c'è di là? C'è il parcheggio qua dietro. Deposito moto e... lo sapevo io. Ah, ma no, no, vabbè, no. Seguiamo proprio le indicazioni. È un po' inquietante sto punto, eh. Deposito cicli e motocicli. Ah. Forse inizia a ragionare. Sì, però secondo me si va su e poi è chiuso, però vabbè. Ah, queste sono le rastrelliere per le bici. Se è aperta quella siamo a posto. Guarda un po'. No. Cazzo. Niente, ci abbiamo provato. Tocca... Quindi bisogna andare di nuovo di là. Sì. Cazzo, siamo a un passo, eh. A meno che non si scende qua. Bravo, prova a scendere. È un altro parcheggio questo, eh. Siamo sotto. Dai, che qua però secondo me si entra. Sì, dai ragazzi, qua si deve entrare. Ah sì? Scusa, ma quanta acqua c'è qua? Scusate. Quanto è alta? Ah sì, alta. Sì, alta. Porco due. Cazzo ragazzi, però qui... Questo è tipo il livello di The Last of Us quando scendi nell'ospedale, che ci sono devi attivare i generatori. Abbiamo anche noi un generatore. Che poi che figata l'effetto che riflette. È peccato che non si entra, però maledizione. Scusate, però facciamo come no, nella migliore delle tradizioni. Cioè? Lanciamo qualcosa in acqua. Ma ragazzi, secondo me qui è 1 metro d'acqua, eh? Sì, sì. Comunque, ragazzi, di lì c'è l'uscita, noi non dobbiamo entrare, non dobbiamo uscire, dobbiamo entrare. E qui dice ingresso edificio sopra, siamo fottuti però. Oh, aspetta che qua è aperto. Ti ho detto che passiamo di qua. Ti prego. Qua stiamo andando verso l'edificio, secondo me. Lo so, ma non vorrei che è tutto chiuso. Ma quanto è grande il parcheggio? Ingresso edificio, vediamo un po'. No. No, raga, da sotto però si... Ingresso edificio? Oh, sì, ci siamo, siamo dentro. Sì. Minchia, raga, tosta. Che cazzo è sta roba? No, ma fa caldo qua. Sì. Secondo me l'entrata è questa qua, guarda, vuoi vedere? Bellissimo. Ragazzi, comunque diciamo anche nel video, prima abbiamo visto 2 persone con il drone che erano dentro, quindi vediamo che genere di persone sono. Sappiamo che non siamo soli. Esatto. Non so se è una cosa positiva o no, ma mi sa di no comunque. No. Ecco, perfetto. Voi non avete fiducia nel momento. No, tu, cioè io ne ho anche troppa. Sì ragazzi, questo è il coso rotto, eccolo lì, e da qua si entra. Dai, entriamo subito, vai, entriamo? Vai. Ah, ma qua c'è la doppia. Ottimo, mette in basso qui, oh. Qua dentro? Sì, allora qui c'è una piccola cucina, dovrebbe essere, guardiamo un po'. No, ma vabbè, su, sì. Madonna, che freddo fa qua dentro. Vuoi raccontarci la storia di questo posto? Sì, adesso te lo racconto. Magari mentre saliamo, tanto qui dovrebbe essere tipo la cucina. Sì, ci sono dei carrelli. Vediamo qui cosa c'è. Beh, la mensa. Ah, guarda, quello proprio per caricare i vassoi, guarda che figo. Mi sa che non ho capito cosa faceva in questo posto. Una banca? Aspetta, adesso te lo spiego. Non ho capito, ma fanno da mangiare alla banca. Cazzo, i dipendenti dovranno mangiare alla mensa. Ma quindi era proprio una sede. Era proprio la sede della banca. Ragazzi, prima di continuare con l'esplorazione mi sembra a questo punto doveroso dirvi 2 parole sulla storia di questo edificio. Allora, innanzitutto è immenso, è di circa 4.600 metri quadrati e si trova tra l'altro vicinissimo al centro città. Negli anni è stato soprannominato l'Alcatraz o il bunker per le sue sembianze simili a una fortezza e anche per il fatto che il complesso è isolato da una sorta di fossato che è rimasto anni fa allagato e quindi assomigliava ancora di più alla famosa prigione. La storia è molto breve e anche molto semplice. È stato costruito alla fine degli anni '80 per essere la sede di una banca, ma poi, quando questa banca fu assorbita da un altro gruppo, l'edificio diventò inutilizzato. Sino ad allora il palazzo tornò ad essere di proprietà di un fondo immobiliare che però non riuscì mai a venderlo, soprattutto per gli elevati costi di acquisto, le enormi dimensioni e le spese di ripristino e manutenzione. Il complesso è quindi in stato di abbandono da circa 20 anni, quando non fu più la sede di questa banca. Questa era in breve la storia, vi lascio a questo punto continuare con l'esplorazione. E qui vogliamo... Ah, giusto, qui una volta era allagato, adesso non è più allagato, possiamo provare ad andare? Oh, ma che schifo il piccione morto! Che schifo! Vabbè. Ah, qui si sale. E ragazzi, ma allora andiamo in ordine da qui? Sei sicuro? Ma no, ma che schifo c'è qua? No, raga, io sono troppo a paura di questo posto, cioè, fa troppo inquietante. Madonna. Veramente ho una mensa. Allora da qua arriviamo almeno uno, dai, va bene, possiamo iniziare da qua. Da qua dove? Ma che è sta roba? Da qui, nel senso andare dritto di qua. Scusate, ma questo? Cioè questa mi sa che è proprio la cucina, eh? No. Ma c'è una puzza strana. Infatti, semmai è puzza di cibo andato male. Chi è che va avanti? Devo andare avanti io? Ma perché? Vai, vai. Ma se c'è qualche altro piccione di merda... Vabbè, ma il piccione... Il problema è che non ci siano persone. No, persone qui sono coglioni se ci vengono, eh. Adesso, chi è? Qualche zombie? No, non c'è nessuno. Ma che è sta roba qui? Ma è muffa? Eh sì, è muffa. Che schifo. Questa, raga, è la cucina, eh. Bella, aspetta, adesso andiamo a vedere. No, ma che schifo, però, perché qui era pure allagato, quindi più schifo di così. Ma che roba? Qui è tipo la dispensa. No, qui è la dispensa in cui teniamo le robe. Infatti, guarda le friggitrici lì. Sì, sì. Serve una friggitrice, eh. Ma c'è pure una bilancia enorme, no, quella varrà qualcosa. Bella. Vuoi pesarti, Ranno? Un boiler? Un boiler. Potrei sostituirlo con quello di mia nonna che non funziona. Occhio, andiamo di qua. Devo farmi una doccia. Non vogliamo pesarci, no, davvero, non volevo provare. Vediamo se funziona. Vogliamo vedere se funziona? Dai, proviamo. Dai, pesati un po'. Su. Vediamo quanto segna. Segna 2. Funziona. Quanto pesi? Cos'è? 75. 75? Vabbè, però era... 64. Scusa, ma qua è 60, cioè qua è 70. No, 74 così. 70? 74. Ma no, è possibile. Sei incazzato. Esatto, c'è lo zaino, sei vestito e poi io segnava già 2 quando sei salito. Ragazzi, se ci arriva qualcuno dietro qua io muoio e basta, mi lasciate qua. Gli anni di Bellucci. Cioè, chi è? Chi è Bellucci? Questa è una citazione che vediamo se qualcuno... Il video? Va bene. Vai. Di Bellugio? Chi ha capito, ha capito. Vabbè, magari non si sentiva bene, non volevo ripetere bene. Tutte le sale bruciate. Questa è proprio la cucina, madonna. È enorme. Guarda che bella questa sedia. Mamma mia, che inquietante a dire poco. Ma ste bombole sono sicure... Ma queste sono... Sì, sono le cose per spegnere il fuoco, sì. Madonna, raga, fa troppo inquietante sta cosa. Mi sa proprio di sì, eh. Questa è benzina? Questa illustrazione? Ah, Aia, non so se posso dire dove si trova, ti bippo, eh. Ma guardiamo i menu. Vediamo, lunedì. Allora, non possiamo dirvi dove ci troviamo, però leggendo il menù, insomma, tagliatelle alle noci, tortellina alla fava, lasagne. Chissà dove, saremo mai, dove ci troviamo, forse anche questo in Sicilia forse. Comunque ragazzi, siamo stati troppo fortunati perché questa zona qui, questa zona era tutta allagata, quindi siamo stati fortunati perché nessuno, pochissimi l'hanno vista sta cosa. Ma che roba è sta cosa? Scusa, a cosa serve? Per impastare? Questo, no, questo secondo me... guarda sopra com'è. Ah sì, è una specie di bimbi enorme. È un bambino enorme. È un bimbi. Questi sono i forni, cioè guardate che forni, dai. Mo ci trovo qualcosa dentro? No. Cazzo, guarda che roba. Sì. Sembra tutto nuovo quasi, cioè è abbastanza... Guarda questi generatori, sono nuovi. Siamo di qua? Sappiamo dove stiamo andando? Boh, no. No, bene. Cos'è? Bello! Occhio lì, eh? Hanno affogato un estintore? Sì. Bello qua, tutti due... Occhio, eh? Sì, belli, sì. Guarda l'ascensore. Magari è un montacarichi. No, ma si scivola qua. Occhio perché te l'avevo detto, questo qui era bagnato una volta. Qua ci sono delle scale, io mi sto perdendo, c'è già la cucina. Ah, qua si può salire? Sì. Poi ci proviamo allora. Siamo fermi, ok. Ma è no! Scusate, ma sta cucina ci si perde. Ma quanto è grande? Ma ragazzi, persone ci mangiamo. Ma infatti, quanti dipendenti erano? Ma si esce da qua? Sì, sì. Oh. Qui c'è la mensa, ragazzi, siamo arrivati da dietro. Qui c'è la mensa. Se non hai visto niente, lui ha visto te, minchia che ansia. Da qui salendo c'è la reception, me lo ricordo. Qui c'è la mensa, sono andato diritto. Comodo allora, salire le scale, ascensore, salire l'ascensore. Esatto. E... no, vabbè, mi sto esaltando troppo questo posto. Poi sta roba qui, ma quanto è vecchia. Ah, aspettate, oh. Oh mamma. Sì, sì, siamo entrati, tutto a posto, sì, sì, no, tutto tranquillo. Sì, sì. Per ora sì, speriamo bene, però sì, per ora sì. Siamo nella mensa, mamma mia, enorme proprio. Possibile però visarlo tutto sto posto, dai, come cazzo si fa? No, infatti. Allora di là, però vorrei vedere cosa c'è. Dai, andiamoci al volo, sai. Cioè, più che altro se si sale andiamo dall'altra parte che è più bello. Ah, ma no, ma parcheggi. No, ma c'è scritto. Sala, oh, raga, sala conferenze dobbiamo vederla, eh. Che è tipo un teatro che c'è lì. E di sopra? Eh sì. Piano terra, però. Soprattutto è sopra, sì. No, questo è piano terra. No, questo è -1, guarda. Ah, -1, ok. Stampanti. Se qualcuno di voi vuole una stampante, mi raccomando, venga qui, che sicuramente troverà il modello che gli serve. Adesso c'è qualcuno e ce ne andiamo. Permesso? Niente, dai, torniamo di là che non sembra più... ah, ma è un labirinto. Sì, fa. I said look behind you, minchia. Sono figli di puttana. No, I said look behind you. Che I said? Chi è? Vabbè. Non lo so, però... Io mi attendo... Ma questo è morbido? Sì. Lì qui? Scendi, scala chiocciola. Bello però, guarda. Guarda che figo. Ma qui sono parcheggi però. C'è acqua giù. Capite perché ha detto l'Alcatraz? Perché è tutto allagato. Lì è allagato. Sì, sì, tutto allagato. Ah, tra l'altro, scusate, una cosa mi sono dimenticato di dire. È stato allagato talmente tanto tempo che si è fatta una roba di zanzare, tipo un nido di zanzare, sì, che portavano malattia a tutte le persone che abitavano di fronte, e quindi la società si è dovuta prendere carico di questo problema e è venuta a svuotarlo. Questo però, è interessante. E ci abitavano pure delle papere, questo è molto più... Questa è una storia interessante. Questo sì che cambia tutto. È nato il Covid poi dentro. Chi? Il Covid. Ah, esatto, sì, il centro Covid, il primo centro Covid. Madonna che... sì, è tipo la centrale sì, elettrica. Ma quanti porti ci sono? Raga, ma è impossibile, dai. Ma io ogni volta che voglio andare voglio vedere cosa c'è. Lì c'è una scala, giusto? Fa vedere giusto cosa c'è. Là c'è un computer ancora, guarda. È bello. Bello, andiamo a vedere. Occhio, eh. Occhio qua. Comunque, cioè, avete visto? È nuovo sto posto. Cioè, che non c'è manco una crepa, ma c'è... cioè, vabbè, a parte il terreno, però è relativamente recuperabile, sì, dai. Ah, tra l'altro Olivetti, minchia. Olivetti. Cazzo, Olivetti, da mo' che non li fa più monitor. Non lo fai in dettaglio. Porco due. Porco due. Che è successo? Non muori già che ci sei. Dai, andiamo via. Adesso voglio solamente vedere questo cos'è. Cos'è? Secondo me è un server, è un case. Dai, è il case enorme. È il vecchio case. Sai quando noi abbiamo i case per i computer fissi? Aspetta, fammi andare lì per posto. Qua si accendeva. Occhio, sì, case enorme che poi conterà la bellezza di 4 kg di RAM. Però scusate, è possibile che c'è una chiave qua? Qua c'è una chiave. Che per accendere il coso c'è una chiave? Magari sì. Apri, magari trovi dei soldi. No, magari conteneva delle robe talmente segrete della banca che ci voleva la chiave. Quindi questa sala qui si può dire che era per... sessionale. C'erano i festini che prova ad andare qua a sinistra, vediamo un po'. Non so se si può dire. Ah, qua si sale. Beh, a sto punto saliamo. Qua. Ah no. No, qua si va su al primo piano. Vabbè, dai, saliamo da quella scala chioccia, dai, è inutile che stiamo a tornare fino da lì. Vado. Ma non senti che rumore che fa? Vai, vai. Sì, la Madonna, che cazzo è? È di metallo questa, è di metallo. La Madonna! Non so da nessuna parte, ma è una astronave. Ma che cazzo è? Ma questo qui? Raga, ma questa è l'entrata, eh. È una moto. Okay. Questa è l'entrata, cazzo. Questa è l'entrata. Eh sì. Cioè, siamo dentro la reception dell'entrata. Dai. Guarda lì. Infatti, queste qua come in ogni banca che si rispetti, questo si entrava. Sì, si entrava tra... Dai, che figata! Che culo che c'è, ma siamo entrati in un percorso assurdo, bellissimo. Ma molto meglio di quello che avevo visto io, molto. Male. Vedi che un po' di fiducia me la devi dare. Mazza! No, veramente, cioè. Guarda questo. Allarme. Facciamo partire l'allarme? Lo mettiamo nel video. Poi lo metti, però lo metti in... Ah, lo metto nel... Vado? Quale faccio partire? Quello rosso? Quella rossa a sinistra, corpo questo, C. Questo? Quindi questo. Corpo Q, corpo C, vai, corpo C. Vado col corpo C, corpo vai. Di Cristo. Vado. Oh, no, poi lo monti così. Dai, ma che figata, no? Bellissimo. E poi adesso entriamo da qua a sinistra. Quindi. Qual è il codice per entrare? Il codice è... Boh. Qual è? La tua data di nascita. 1, 2, 3, 4. Via di fuga o anche dette vie di figa, no? Il gas Alon non è nocivo per l'uomo. Ah, va bene. Bene. Ne prendo atto. Poi che figata la cosa da cui ci passavi tipo i documenti, no? Ma questo posto è incredibile. Oh, ma cos'è qua per terra? Dai. Ce lo portiamo come promemoria? Ah, aspetta, però vediamo un attimo. Sala conferenza, il terzo dobbiamo vederla. No, secondo. Anche il terzo però. Ah, galleria. Ah, è una sala conferenze magari a due piani. Platea e galleria. A due piani. Magari a due piani. Probabile. Il bar e il foyer. Andiamo. Quindi primo piano, bar, foyer, ingresso edificio, piano terra, parcheggio uscita. Fai una foto, va. Occhio, anche qua ti sei scoperto. E dai, andiamo di qua. Mica comunque, cioè, non si vede dentro, guarda com'è. È opaco. Guarda, ci vediamo noi. Sì. Guarda. Meno male che vedevamo. Ah, vai, andiamo di qua, infatti che siamo troppo esposti qua. Sì. Vabbè dai, andiamo, sì, andiamo di qua. Sì, andiamo di qua. Occhio. Quindi qui è proprio l'entrata principale, eh? Sì, vabbè, crolla qui, mo, dai. Raga, la sicurezza prima di tutto, eh. Dai, che figata. Esatto. Bellissimo. Sì. Cioè, in realtà come reception non intendevo io quella, io ne ho vista un'altra. Ma dai, madonna, guarda qua. Qui è proprio l'entrata principale. Ho sfondato tutto, fratelli. Sì. Inizio destra. Ah, allora ragazzi, qui diritto c'è una parte bellissima. Vogliamo andare a vedere? Qui, andiamo qui. Di qui? Okay. Sì, perché qua è veramente figo. Ma anche qua si pescano i mobili. Esatto, questo diciamo. Oh, che bello tutto in legno così, eh? Sì. Un po' vecchio. Qui, guardate qui. Merda, però. Guardate sopra. Sì. Questa è la sala... Ah. No, qui vedi tutta la parte centrale, vieni a vedere qua, Ran. Allora, se non sbaglio, il cavo è al secondo piano dritto di là, quindi ci dobbiamo andare dopo poi. Allora, dai, proviamo ad andare di qua. Minchia, so far bellissima. Veramente, no, so far bellissima, cioè forse è il posto che mi sta piacendo di più di quelli che ho visto. Qui? C'è qualcosa? Quindi iniziano adesso queste stanze qui, tutte uguali, tutte così. Vabbè, andiamo dritto a vedere le sale, conferenze, eccetera. Guarda quelle dobbiamo beccare, oh scusa. Guarda questa. Questa qui... esatto, questi qui li avevo visti, dai. Questa va dove c'è la mensa, me lo ricordo. Ah, questa è la mensa, perché già la siamo stati. Io intendevo questa come reception, ma mi sa che non è la reception allora. Cioè, scusate, ma no, questa qui non è la reception, è tipo un bar allora. Sì. No, allora avevo capito male io. No, però ci sono i cosi tipici dei bar, quelli di metallo, che si aprono per il, tipo i frigo. Baretto, allora. Sì. No, allora avevo capito male io, non è la reception questa, ok. Che cazzo dici? C'è qualcuno o no? Che fighi lampadari qui, sai, cose così. Madonna che ansia, guarda, ho visto la mia luce lì davanti, mi sta prendendo un colpo, minchia, io lo sapevo che succedeva. Ma dov'è l'ufficio del primo piano? Su, all'ultimo piano sarà. 26 marzo 2010. La stampa, ah. 2010. Sì. Più o meno quando è stata abbandonata, beh aspetta, 18 anni fa, ma insomma. No, di più. Guarda, questo qui pure l'avevo visto in qualche video, guardate un po'. Cioè, mi spiegate cos'è? Cos'è, le cose per le palle da bowling? Spedizione posta ai piani. Ah, che figo! Per mandare il tubicino dentro il messaggio. Dai, che figata! Bellissimo. Quindi io dicevo, voglio mandare... Oh, Ranna, come Green Fandango, che ti ricordi che c'era quella roba che inviava i messaggi? Sì, è vero. Occhio, Madonna, che è sta roba? Sì, cazzo, sti buchi per terra sono un po' pericolosi, Avevo fatto 3 lati. Cioè, questo è il terzo lato. Sì, sì, sì. Oh, la madò, guarda qua. Questo cos'è? Stampa, occhio, sempre. Sì. Ma sì, ma che macchinari sono questi? Boh, stampavano le banconote qua. Oh, guarda qua che c'è scritto a penna. Nel 98. Descrizione lavori, sostituzione filtri e controllo funzionamento. Bellissimo. Chi è? Un floppy? No, e cosa c'è scritto? Che è questo posto qua. Provare. Era la banca che aveva la proprietà di questo posto. Bellissimo. Altro floppy? Non star lì. Video porno, pomerà. Non stare lì. Davvero? Sì, va bene, un floppy non c'entra manca un frame di Pamela Anderson. Dai, io facci leggere. Resta un mistero per chi facci leggere. Posto. Cazzo, hai ragione. Che c'è scritto? Vabbè, ma sei mona allora? Però qui sotto. No, dai, fammi leggere. Cos'è? Backup video porno. Emerge video porno 86, vabbè, ci sta, vintage. Look behind you, minchia, ma oh. C'è scritto lì. Said. Said. Questo deve essere porta. Questa secondo me è una sala, no, una paglia così. È una sala riunioni questa, secondo me, da qualche... Infatti qua 100x, qui 100x, ses. 100x. Aglia. Ses. Io la metto più vicino alla... alla paglia? Va bene. Non lo so. Ma ti bagni? Ah, questi qui sono esponenti incendio. Però da qui, no, da qui il primo piano è chiuso, quindi dobbiamo entrare da dentro. Cioè, credo almeno, però scusate. Oh, ma che è sto coso, guarda? Scusate, ma quello mi volete dire che è il boiler? Dai. Sì. Dai, continua a... Giro? Sì, dai, continua a fare il perimetro. Siamo tornati in una scala. Sì, esatto. Vabbè, andiamo a destra e saliamo da qualsiasi scala, che schifo. Cos'è? Un piccione. Ma quanti sono morti qua dentro? Vabbè, ma li mangiano. Chi li mangia? Quelli che ci vivono dentro. Ma no, che schifo, doppio schifo. Okay. Vabbè, dai, andiamo a destra e saliamo da lì, dai. Vado? Vai. Boh, mi fatto tutto il piano dell'uno. Fascio. Giustamente. Permesso? Buongiorno. Madonna santa. Ma che ansia è sta cosa? Allora, andiamo da lì? Dai, facciamo. Dai, occhio. Sempre. Aspetta, però volevo giusto vedere qui al volo, perché qua tanto finisce. Volevo vedere se lù giù magari c'era qualche sala strana. Ma che schifo c'è qui, oh, madonna. Ma che schifo. Oh, raga, no. Cavò. Sì. Che schifo, però, dai. Ma che cos'è per terra? Che schifo. Dai, ma cos'è? Ma che porta è? Ma che... Madonna, non è possibile se pesi così tanto. Prova a spostarla. Oddio. Dai, no. Qua altro che palestra, vai, fai. Qua ma però che schifo per terra, dai. È la madonna, sì. Cavò. No. Ci sono io. Però non è l'unico cavò, ce ne sono altri, perché io mi ricordo il murales che ci sono negli altri. Quindi ce n'è più di uno. No, bello. Cioè, non so se definirlo cavò se ce n'è più di uno. Sì, questo è un cavò. Però ce ne sono altri, perché io mi ricordo in uno c'è una fiamma invece di questo murales qui. Questo è un bel cavò. Che figo, cavolo. C'è un botto rimasto. Cavò trovato, però non l'unico cavò, perché sicuro ce ne sono altri. Prova a girarli. I soliti ignoti. Aperto. Andiamo avanti con la nostra esplorazione. Ok, vai. Allora, andiamo di qua, dai, che di là abbiamo già poi c'è pieno di cacche di piccione. Apro qui. È permesso? Buongiorno, salve. Qui infatti potrebbe viverci qualcuno benissimo. Sì, infatti esatto. Non le aprirei tutte queste, perché prima o poi... Io comunque ho un'idea per il tuo video, Marco. Facciamo degli ispezioni che facciamo finta che sono successe delle cose e li metto all'inizio del video. Ma perché devi essere felice? No, vero, però... Padre, Omeo, lui che dice C'è qualcuno. Poi lo monti, poi facciamo uno, no, noi che facciamo sia quello, scappare, sia anche l'allarme. Anche l'allarme quando fa così sul pulsante. Dai, che fake. Sì, dai, è fake. Però... Tanto scusa, la gente se lo ricorda. Allora lo facciamo e poi ci lascio questo spezzone in cui tu lo proponi così sanno che è fake. Là, quello... Sì, dai, quello facciamo. Poi facciamo una di te. Sì, ma non possiamo correre qui, cioè ci ammazziamo. In un punto dove puoi correre. Sì, non mi fido. Oppure non dove ti nascondi. No, giù come si chiama? Nel parcheggio. Bella questa parte però, eh? Qualcuno secondo me ci sa che siamo qua, ci osserva. Come ci osserva? Non mi far prendere l'ansia. C'è qualcuno e ci sta osservando. Dici? Allora, questa è piena invece. Cioè, l'unica piena. Volete un po' di libri? Vediamo cos'è? Telefax. No, Telefax. Ma quanto è vecchio sta cosa? 97. Palermo c'è pure. Genova. Ma cosa sono, scusate? C'è l'Aquila. Ah, prendi l'Aquila. Guarda se c'è il terremoto. No, non c'è stato il terremoto. Vediamo. Più o meno quando siamo andati noi. Cioè, stai cercando veramente Mario Magnotta? Secondo me c'è. L'elenco ufficiale degli abbonati di telefono aggiornati. No, gli abbonati al telefono, di Telecom. Comunque Telecom. Perché c'entra Telecom con questo? Ma Telecom sono pagine gialle, pagine bianche tipo. Ah, quindi ho capito, sono tutti i nomi. Se c'è veramente mi muoio. Maccherone. Big Mac. Magnotta Mario. No, c'è. Dai, no, fammi fare una foto. Magnotta Mario, sì. No, c'è scritto dove abita. Fammi fare una foto, ti prego. A me non mi serve la lavatrice. Non mi serve. Né la lavatrice né il frigorifero. Allora, vabbè, ma scusa, non ti serve. Ma se uno domani si sposa figlia, tagliela dai. Ma che me ne frega a me di mia figlia di domani? Ma perché mi voglio accoppiare sta lavatrice? Porca ma fra 20 anni ti sposa mia. Vieni che cazzo me ne frega fra 20 anni. Ma il frigorifero, no? Ma che me ne venga a fare il frigorifero già c'ero? Ma perché mi volete acchiappare la roba? Io questo non capisco.